Ciao ragazzi! Oggi voglio parlarvi di un argomento un po' diverso da quelli che tratto di solito. Fin da bambino andavo pazzo per la mitologia greca. Alcuni personaggi di cui voglio parlarvi oggi provengono dalla mitologia greca. In questi racconti si parla di uomini e donne che vengono trasformati in mostri da una maledizione o da un sortilegio. Leggendo questi racconti, ho pensato se magari in uno di questi racconti ci fosse un fondo di verità. A questo punto voglio parlarti di sei mostri leggendari che mi hanno spaventato di più fin da quando ero bambino. Medusa è una figura della mitologia greca. Insieme alle altre due sorelle, Steno ed Euryale, Medusa è una delle tre gargoni, figlie delle divinità marine, Forco e Ceto. Medusa in greco vuol dire protettrice o guardiana. Secondo il mito, le gargoni avevano il potere di pietrificare chiunque avesse incrociato il loro sguardo, e delle tre, Medusa era l'unica a non essere immortale. Secondo i racconti che noi conosciamo, Medusa era una dolce fanciulla, molto bella, ragazza con una bellezza indescrivibile, con i capelli simili alla seta, occhi penetranti. Medusa era così bella che chiunque l'avesse guardata non poteva distogliere il suo sguardo da quella splendida fanciulla. Medusa era ben consapevole di essere molto bella, fece però l'errore di pensare di essere più bella della stessa Dea Atena. La divinità, infuriata dalla ragazza, la trasformò in un mostro. I suoi capelli di seta divennero un cumulo di serpenti sibilanti. A un certo punto la Dea appare alla ragazza, ormai tramutata in un mostro, e la guarda con uno sguardo di disprezzo e le dice: «Tu, misera mortale, hai osato paragonarti a me? Credevi veramente di poter essere addirittura più bella di me? Per la tua arroganza subirai la mia collera. Nessun uomo potrà più guardarti, a meno che non cerchi la morte. Chiunque ti guarderà si trasformerà in pietra». Medusa, ormai allontanata da tutti, si ritira in una zona desolata, dentro un tempio ormai ridotto in rovina. Un bel giorno, il figlio di Zeus, cresciuto tra i mortali, durante un banchetto nuziale, promette come dono alla coppia che avrebbe portato la testa decapitata della gargone. Così Perseo decise di affrontare Medusa. Aiutato dalla dea Atene, raggiunge il nascondiglio di Medusa. Per uccidere Medusa c'era bisogno però di fare molta attenzione ed evitare il suo sguardo. Perseo a quel punto mise il suo scudo lucente davanti a sé, dove rifletteva l'immagine della gargona, evitando così lo sguardo diretto. Una volta vicina, Perseo tagliò di netto la testa della gargona. Nonostante fosse stata decapitata, però, la testa di Medusa non aveva perso il suo potere di pietrificare. Infatti, Perseo usò la testa della gargona contro altri suoi nemici. Il sangue che sgorgava dal corpo di Medusa aveva poteri curativi. Oltre a questo, una vena della gargone produceva sangue che aveva il potere di restituire la vita ai morti. Il Leviatano è una creatura mostruosa e temibile, presente in diversi contesti culturali. Viene citato anche molte volte nella Bibbia. Nella sua versione ufficiale, il Leviatano è un serpente marino gigante rappresentato come un drago acquatico serpenteiforme e privo di zampe. In altre, ma più rare rappresentazioni,
il Leviatano viene rappresentato come un gigantesco coccodrillo. C'è da dire che non sono pochi i ritrovamenti di fossili di coccodrillo gigante o di serpenti giganti. Quindi possiamo confermare che questi racconti non sono soltanto fantasie. Il basilisco è una creatura mitologica. Forse la ricorderete nel film di Harry Potter. Questa creatura mitologica è citata anche come re dei serpenti e si narra che abbia il potere di uccidere o pietrificare con un solo sguardo diretto negli occhi. Secondo le credenze egiziane, il basilisco era immortale e stava a simboleggiare potenza ed eternità. La sirena è una creatura leggendaria acquatica, con l'aspetto di donna nella parte superiore del corpo e di pesce in quella inferiore. Nella tradizione danese, le sirene possono far sparire la loro coda di pesce per poter camminare sulla terra. Una volta sulla terraferma, queste sirene a volte vanno a bussare alle case dei pescatori, fingendosi ragazze bisognose di aiuto. Chiunque sia abbastanza incauto da farle entrare, viene trascinato nell'acqua e annegato. In altre leggende più conosciute, le sirene incantano i navigatori con il loro dolce canto a cui nessuno riesce a resistere. Le rive dell'isola dove abitano le sirene sono coperte di corpi e di ossa. Il drago è una creatura leggendaria, dai tratti solitamente serpentini o comunque affini ai rettili. Il drago è presente nell'immaginario collettivo come essere malefico, portatore di morte e distruzione. In quelle orientali, invece, il drago viene descritto come una creatura portatrice di fortuna e bontà. Ci sono molti racconti che parlano di prodi cavalieri che affrontavano questi draghi. Ci sono testimonianze di avvistamenti di draghi in epoche antiche. Secondo un manoscritto, ritrovato e letteralmente disseppellito dalla polvere in una biblioteca inglese, e attribuito ad un monaco del XIII secolo, secondo gli studiosi, i testi sembrano dimostrare inequivocabilmente la prova dell'esistenza reale dei draghi nel nostro mondo. Non è un caso che miti e leggende di tutto il mondo ne parlino. Lupo mannaro, detto anche licantropo o uomo lupo, è una creatura leggendaria della mitologia, poi divenuta tipica della letteratura e del cinema horror. Secondo la leggenda, l'uomo lupo sarebbe un essere umano condannato da una maledizione che lo costringe a trasformarsi in una bestia feroce a ogni plenilunio. C'è una piccola differenza tra lupo mannaro e licantropo. Il lupo mannaro si trasforma contro la propria volontà. Il licantropo, invece, può trasformarsi ogni volta che lo desidera e senza perdere la propria ragione. In tempi antichi, la licantropia era considerata una delle tante epidemie di satanismo. Come rimedio, si ricorreva, così come anche per le streghe, a bruciare vivi i soggetti o ad infliggergli una bastonata mortale sulla testa. Due casi reali di licantropia che mi hanno veramente impressionato sono quelli del 1589 e un altro del 1603. Nel 1589 in Germania, Peter Stuber, un serial killer colpevole di aver ucciso 13 bambini e due donne incinte, dichiarò di essere stato trasformato in un lupo mannaro dal diavolo in persona. L'uomo fu decapitato, la sua testa infilzata ad un palo e il suo corpo venne bruciato. Nel 1603, in Francia, un adolescente di nome James Greener ammise di essere un lupo mannaro
e di aver ucciso altri ragazzi. Il ragazzo raccontò alle autorità di aver ricevuto quel potere da un uomo strano che si recava ogni notte nei paesi vicini a caccia di carne umana, insieme ad altri 9 licantropi. Bene ragazzi, questi sono stati i 6 mostri mitologici che mi hanno accompagnato durante tutta la mia infanzia. Il video finisce qui e noi come al solito ci rivediamo la prossima settimana per un altro video, ma prima di lasciarci voglio ricordarti di iscriverti al canale e mettermi un bel like se ti è piaciuto il video. Mi raccomando, non mancate, anche perché a volte la vita può essere anche molto molto breve.